5, ma in realtà si chiamano Four Vegas. Sono la felicità che fa irruzione nelle nostre case stamattina. Partono con Il tuo bacio è solo un rock e poi ci faranno impazzire. Signore e signori, i Four Vegas. Il tuo bacio è come un rock e mi morde con suo swing. È sai facile al knockout e mi fulmina sul ring. Fa l'effetto di uno shock. Così, io vi presento intanto uno a uno. Te sei una chitarra meravigliosa e rispondi al nome di Fabio Taddeo. Esattamente. E pian pianino, perché io devo leggere, perché sapete c'è un po' di aterosclerosi. E Al Bianchi la voce meravigliosa. Voglio il tuo ciuffo la settimana prossima. Me ne andrei dal nostro bassista Manuel Mele. Guardate quanto sono belli sti ragazzi, bravi, simpatici. Pianoforte di Valerio Bulzoni. Come ti chiamano a te? Bull. Bull. E poi l'unico che avevo distinto per ovvi motivi di mancanza di capelli, perdonatemi, è questo meraviglioso. Risponde al nome di Gino Ferrara. Meno male, perché ci vuole un dato distintivo. Io parto dal portavoce, capoccia, come lo posso dire? Per Bacco. Alla, dal 1999, voi sì, vi divertite solamente. Noi ci divertiamo tanto. Musicisti che si mettono insieme, accomunati nella passione per il tempo, del tempo che, il tempo che fu, che è stato. Che però in realtà è talmente presente che lo dimostrano le persone che ci seguono. Sì, ma perché noi continuiamo a divertirci, a ballare, a imparare queste canzoni e questi tempi? Ci perché secondo noi il rock and roll comunque è la musica classica del XX secolo, pertanto è una musica immortale. Twitter, il rock and roll è la musica classica del XX secolo. Notizia, ma è la verità. Ma questo... Qualsiasi, in tutte le età, qualsiasi persona ci segue nei concerti, balla, si diverte e torna. Bambini, grandi, grandissimi, che le hanno vissute, i giovani le vivono... Stai dicendo una cosa sacrosanta, perché vedere i vostri concerti, bambini, i nonni, tutte le età davvero, è qualcosa che fa riflettere, perché evidentemente la musica ha, le canzoni hanno un linguaggio comune che va bene per tutti alla fine. Assolutamente sì. E voi continuate a divertirvi come matti, faccio divertire. Senti un po', ma tua canzone preferita qual è? Posso dirlo? Mi farò impazzire. Dopo mi prenderò un lo po' dico. I rimproveri della regia perché mi sto muovendo un po' troppo. Ma noi tanto siamo a casa e non ci vedete, ci vedete dopo, qual è il problema? Qual è la tua canzone preferita? Ce n'hai una? Diciamo tra le preferite. Tra le preferite. Johnny B. Good, Chuck Berry. Però vai proprio. No, beh, anche perché insomma è meglio lasciare, come dire, la memoria a volte di certe sonorità, di certi personaggi che ci hanno tra l'altro lasciato da poco. Però se io ti dico Let's Twist Again, ti piace? Ci possiamo farlo? Signore, fatemi fare la seria. Proviamo. Signore e signori,
E for Vegas in Let's Twist Again. Entusiasmo! Senti un po', okay. Musicisti lo eravate tutti prima, nascete già musicisti, poi vi siete incontrati e la follia è contagiosa, esatto. E diventate questi matti che vi vediamo adesso. Quando avete capito che potevate fare gruppo insieme, che potevate essere questa avventura straordinaria che vi porta in giro per tutto il paese a far felice la gente? Quando abbiamo capito? Io sono già entrato nel gruppo che era avviato. Che era già abbastanza soldi. Ho beccato proprio quello a cui non dovevo fare la domanda. Con me è cambiato. Stai però... dicendo questo? No. Era un gruppo importantissimo e io ci sono ormai da 10 anni. È con lui. Vedi? Perché sei il dato distintivo. È la luce. La luce che irradia, che ma. Che poi. Tu da quanto tempo ci stavi? 5-6 anni. Beh, ecco qua, da te voglio chiedere, a te voglio... Ci sarà motivo per cui uno poi lo fa portavoce, no? E punto. Senti, Ala, a parte gli scherzi, il primo successo, il primo concerto che avete fatto? Abbiamo fatto tanti, veramente. Ma proprio il primo, quello che ti lascia il segno, che dici, vabbè, sono cresciuto e posso andare. Abbiamo fatto delle bellissime piazze a Perugia, ad Umbria Jazz, sono state pazzesche, davvero, grande risposta di pubblico, di critica, fantastico. Che cosa sono brani ormai universali? Sono brani cantati tra l'altro in diversi modi dai più grandi. Voi secondo te che cosa aggiungete? Cosa ci mettete di vostro? Ma lo scopo del nostro progetto musicale è proprio fornire dell'ironia. Cioè l'ironia è la base di qualsiasi riproduzione musicale. Nel senso, se uno deve fare delle cose di altri, le deve fare con ironia. Se le fa troppo seriamente, uno sta a casa, sente anche il disco. Anche perché è inutile poi copiare. Bisogna comunque essere riconoscibili e essere originalissimi in tutto questo. E noi cerchiamo di appunto condire il tutto con ironia, con un po' di gag. Tra l'altro voi avete anche prodotto brani vostri. Brani completamente inediti. Originali da noi, scritti e musicati da voi. Sono stati per fortuna in radio per un po' di tempo. Insomma, è stato un bel percorso. Diciamo. Lo è ancora, questa è soltanto una tappa intermedia, la nostra. Insomma, dove volete arrivare? A parte gli scherzi, voi siete partiti con un progetto. Vogliamo tornare qui. Per noi ospiti fisi, ci invitiamo anche la fisioterapia, perché twistiamo con voi. E a proposito di twist, scusa, le mie donne sono male.
scusate, ma l'avete visto il pubblico cos'è oggi? Una roba meravigliosa. Twist and Shout. Sì, Twist and Signore Shout. E signori, sono cinque, ma loro si chiamano quattro, Four Vegas, e dopo mi spiegherete anche assolutamente perché. Assolutamente sì. Signore e signori, Twist and Shout. Entusiasmo! Solo una cosa, questa passione vi è nata da piccolini, sono papà e mamma che vi hanno detto ma tra sera puoi dire quella musica, oppure insomma passando da Elvis in poi avete detto vabbè ma meglio di quello non c'è? Allora devo dire che sono state per me entrambe le cose, nel senso che... Sentite come sghignazza il pubblico, che c'ho il fiatone, che oggi devo andare a fare la fisioterapia qua! E ancora non ho detto niente! No, loro hanno visto che io muovevo le mani sui tasti del pianoforte di mio padre e quindi poi... Papà andavo... musicista, un papà diciamo amante musicista della musica. Amatoriale, però con ottimo orecchio, quindi sa suonare parecchi strumenti a livello amatoriale, però insomma... E quindi ha visto ha visto che strimpellava, ho detto proviamo a portarlo a lezioni di pianoforte. E così è iniziato. Esatto. Ma poi l'amore per Elvis come è esploso? Ma allora è esploso ascoltando i loro dischi, perché sia mamma che papà diciamo erano... sono due rocchettari, per cui... Madonna, io le voglio vedere i rocchettari loro, rockettari. Scusate, questo è un trionfo. Visto che il rock and roll è la musica classica dei nostri tempi, me la sono imparata a memoria. Quando vedete, a parte tutto, questa moltitudine di gente davanti a voi e di questa musica che veramente passa le generazioni, ma una domanda da musicisti come siete, ve la ponete? Cioè, forse la musica di oggi perché non riesce ad arrivare come invece questa? C'è qualche risposta da darci? Perché invece il rock and roll arriva e arriva indipendentemente da tutto? Ma forse si sono persi un po', si è persa un po' quella scintilla che c'era una volta, e quindi secondo me bisognerebbe tornare un po' alle origini, invece adesso forse si pensa più all'apparire che... E con questa forse mania di provare, di inventare qualcosa di nuovo, in realtà forse qualcosa è già stato scritto, basterebbe soltanto... Però mi piace ritornare, se mi permettete, a questo discorso di non imitare ma di dare del proprio.
Perché poi alla fine è questo. Beh, anche sì, se insomma il look vi riporta bellissime anche le scarpe. Io verrò lunedì con le sue scarpe e con il tuo ciuffo. Trucco, mi raccomando, voglio sto ciuffo qua. Però, con i tacchi, con i tacchetti, no, sembra una cosa meravigliosa. Però è comunque qualcosa che si vive in tempi di oggi, in tempi moderni. Ma noi secondo te vorremmo essere come allora? Forse quello. Beh, anche la moda lo dice, perché è tornata molto la moda anni 50. Si è vede vero anche in giro, molta è gente vero si veste con quello stile. Quindi è chiaro che c'è una voglia di tornare al passato. E anche nella musica sicuramente lo vediamo. Ma noi non siamo mica nostalgici così perché siamo vecchi. Su via. Ma noi... anche i giovani. Anche oh, vedete, giovani, siamo tutti adolescenti. Scusami, mica siamo vecchietti e ci piace sta roba. Ma che non per favore, detto? Siamo poco più che adolescenti. E ci piace. Ah no. La fantasia porta altrove. Senti, ma il brano. Allora, Elvis, ma anche il rock italiano. Rock attenzione, italiano, rivisitazioni fantastiche. Quello che secondo te scalda più di tutti gli altri è ancora Elvis. Lui è ancora Elvis, però... ma ci sono dei brani che esulano da Elvis e che ogni volta che vengono, appena vengono riproposti, c'è proprio l'esplosione da parte della gente. Per esempio Rock Around the Clock, che è un classico che tra l'altro è rivisitato anche insomma Celentano, eccetera, da tantissimi. Comunque ci porti negli States ovviamente. Ah, tu Bacco, sì, sì, sì. Poi di scavalcando, scavalcando leggermente gli anni 50, arriviamo nei primissimi anni 60, certo, dove il rock and roll comunque ancora aveva una grande forza. Noi non eravamo ancora nati, mettetevelo in testa. Chiaro, noi non chiaro eravamo ancora nati. E molte band avevano un enorme successo. Una di queste band erano i Beach Boys, che hanno imperversato per anni con le loro canzoni tutti i giovani a tema surf. Esatto. E noi, se volete, se allora adesso aprite le orecchie, potete anche chiudere gli occhi. Vi portiamo in un oceano sconfinato. Bondi Beach, se vi va bene, in Australia. Le onde altissime, un surf. Noi vi facciamo cavalcare questa onda, anche se qui adesso, in questo momento, parliamo di un oceano, con l'ambisce, gli USA, ma lasciamo perdere. Sì. In Australia è meglio, surf in USA. Loro sono in Fort Vegas. Si balla! Entusiasmo! Everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be surfing like California, yeah. You see me wearing the bangles, you wretch your sandals too, a bushy, bushy blown into surfing USA. You catch me surfing out there, surfing USA. We'll be plenty better room we're gonna take real soon. We're waxing down our surfboards, we can't wait for June. We'll be gone for the summer, we're also funny to stay. Tell the teacher we're surfing, surfing USA. Yo! You catch yourself in a dance hall back to the county line, Santa Cruz and trails, off Dallas near the beach, all over Manhattan, and on the hitty way, everybody's gonna surfing, surfing USA. Watch it up, watch it up, watch it up! Surfing USA. Everybody's gonna surfing. Surfing USA. Everybody's gonna surfing. Surfing USA. I said that everybody's gonna surfing. Surfing USA. Ma siete. Allora, il pubblico è ringiovanito di 25 anni. Viva. Io oggi non vado a fare la fisioterapia, no, perché mi sono già mossa abbastanza. Siete uno spettacolo. Entusiasmo! Di entusiasmo, di vita.
Progetti futuri, dove vi vediamo, dove possiamo venire a sentirvi? Questa è una cosa importante. Allora, sicuramente a breve, brevissimo, torneremo in questi studi. Yeah! Preparatevi! Poi vabbè. E poi ci, vabbè, il nostro sito fourvegas.it. Seguite tramite... le tappe, seguite, esatto, le tappe. Siamo in giro, ci trovate tutta l'estate in giro. Piazza in piazza, pian piano. Immaginate per una giornata di mare, che altro di più bello si possa. Posso andare da lui che. Devi! Sono cinque, capito? Sarai solo da cinque anni. Però di un po', che emozione ti dà tutto questo? No, sono dieci, vero? Ah, mo sono dieci. No, sono dieci. Ah, ha detto da. Ah, lui da cinque. Sono dieci anni. È il surf che ci porta lontano. Noi ci perdiamo per queste galassie praticamente senza confini. Io i capelli mi sono persi. Non so, meno male che almeno uno si distingue, non ti preoccupare. Di la verità, ti diverti da matto anche tu. Tantissimo. Al di là ora, io ci tengo anche a dire una cosa. Siete musicisti, siete straordinari. Grazie. E questi risultati si hanno solo perché c'è talento. Altrimenti sareste soltanto degli imitatori e non avreste la fortuna che avete. Che cosa ti dicono alla fine dei concerti? Perché continua a suonare? Perché A parte gli scherzi, che cosa vi portate la sera quando tornate a casa? La notte, anzi, visto che voi siete uomini della notte, poi tra l'altro. La cosa che mi ha colpito di più è in un concerto, una signora che ha ballato per tutto il tempo. E alla fine mi ha detto, erano anni che non mi distraevo così. Riesce a far piangere pure in questa cosa, io non lo so, certe volte proprio non vi riconosco. Scherzi a parte, questo è quello che fanno gli appuntamenti belli, la possibilità di regalare felicità, e tutti coloro i quali possono farlo sono i benvenuti nel nostro studio, quindi vi prenotiamo già, non senza aver lasciato il nostro pubblico qui e a casa. Scaldate le rotule, mi raccomando, con Jailhouse Rock. Oh, e sì, sono sempre, possiamo chiedervi, sì. È l'ultima esibizione, prima che scenda la lacrima, signore e signori, sono sempre i Four Vegas. Scusate, perché vi chiamate Four invece siete Five? È un nome fourviante. Fourviante, favoloso! Jailhouse Rock! Entusiasmo! Looking now, so let's make a
guardate, siete dei matti meravigliosi. La vita è bellissima. Di fronte a noi, voi non lo sapete, lo avete immaginato, io tutto il parterre del mio medico, vedo le caviglie che si sono mossi come noi, stanno impazzendo tutti. I Four Vegas torneranno a bel tempo, si spera. Grazie. Il mio medico! Entusiasmo! Entusiasmo! Grazie, grazie, grazie.